Ma perché si chiama la turca? La risposta è legata a una curiosa moda dell'epoca, per cui nel Settecento tutti impazzivano per qualsiasi cosa riguardasse la cultura medio orientale. E sulla scia del nuovo trend, ovviamente anche l'arte ne viene coinvolta. Pittori, scrittori, musicisti sono tutti ammaliati dal fascino per l'esotico. E in musica la nuova moda si esprime attraverso un uso sempre più massiccio di strumenti militari. Gran cassa, triangolo, piatti, percussioni di ogni sorta, ottavino, cioè tutti quegli strumenti che le orde dei Mori, i turchi appunto, durante le loro incursioni in Europa avevano sicuramente portato con loro in battaglia. Ecco come la musica turca viene filtrata attraverso gli occhi dei musicisti. Sentite come nel rondò alla turca la scrittura pianistica rimanda costantemente all'effetto delle percussioni. Questo tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta sono i tamburi militari. Ancora più evidente in questo passo sentite la mano sinistra. Forte imita proprio il rullo dei tamburi e quindi più la musica si fa fragorosa, più è in linea con la moda alla turca. Molti la chiamano marcia turca, ma in realtà sullo spartito la parola marcia non figura da nessuna parte. Questo è l'ultimo movimento della sonata K331 in La maggiore per pianoforte. Per gli amici, rondò alla turca.